Ciao a tutte Aliens, oggi sono qua con un video tag. La postazione è diversa, ma semplicemente vorrei distinguere i video tag e vlog come postazione da quelli tutorial che li faccio nella solita. E quando ho quel poco di sole, che oltretutto sta tramontando e devo muovermi, preferisco farli qua perché mi sembra un pochino più carino, più sciallo, tranquillo, anche se dietro non è molto bello perché di qua c'ho la videocamera che è storta. C'è tutta la massa di roba, però cerchiamo di coprirlo. Mi auguro anche che io non sembri una balena in questa inquadratura e andiamo avanti. Scusate un po' il naso e un po' come sono conciata in faccia, ma sono ancora malaticcia e quindi sono conciata così. Però oggi che ho un po' di tempo e siccome so che le prossime settimane per la colpa della scuola saranno veramente intense, sto registrando un sacco di video in questa giornata per non lasciarvi da sole e non insomma rompere già dopo una settimana il fioretto che ho fatto dei due video a settimana. Dopo le 350 miliardi di premesse che ho fatto, direi di partire subito con il tag ed è le 25 domande che nessuno mi fa mai, che ho preso da Ila Makeup 02. Ci tengo insomma a dire da chi ho trovato le cose. E niente, iniziamo. 1. Dormi con le porte dell'armadio chiuse o aperte? Ma io dico, ma perché dormire con le porte dell'armadio aperte? Perché sono disordinata, cronica. Però cioè, boh, chiuse. Anche perché poi in teoria mi verrebbe l'ansia di averle aperte, quindi chiuse. 2. Prendi le bottigliette di shampoo e balsamo dagli hotel? Sì. Sì. Dai, cioè, l'unica cosa, un souvenir della giornata, della vacanza, sì, me le prendo. 3. Dormi con le coperte rimboccate o no? No, a me c'è una cosa veramente che mi dà tanto fastidio. Forse la facevo quando ero piccola perché me ne rimboccava mia madre. Però è una delle cose più fastidiose in assoluto, anche perché devo tirare fuori i piedi perché c'è la circolazione che fa merda e quindi no, devo essere libera come un fringuellino. 4. Hai mai rubato un cartello stradale? No. No. 5. Ti piace usare i post-it? In teoria mi piacerebbe, ma non stanno appiccicati quelli che ho io. Ho un problema con i post-it. Non stanno appiccicati, quindi mi parto il nervoso e varrà a fangala, lascio perdere, non li uso mai. Forse li uso più che altro nel diario e nei libri. 6. Preferiresti essere attaccata da uno sciame di api o da un orso? Allora, facendo conto che se... Cioè, no, in tutti e due i casi verresti... Cioè, moriresti, penso. Shock anafilattico con le api, credo. E orso caput, però penso che sia più veloce la morte con un orso. Poi gli orsi mi stanno simpatici. Un orso. Mi piacciono menti a cazzo. Ok. 7. Le lentiggini sì, e anche se nei video a volte non sembra, quando mi vedete quasi tutte, quando mi vedono dal video, fanno ma tu hai le lentiggini sì, e anche un bel po' qua. 8. Sorridi sempre nelle fotografie? Quasi mai, perché mi vedo la bocca, non mi piacciono i miei denti in generale, anche perché sono macchiati per colpa di una malattia dello smalto, per colpa di anni e anni di apparecchio, quindi non mi piacciono. E poi non mi piace proprio la forma del mio sorriso, la mia mascella, infatti operazione a breve, e quindi boh, sono sempre imparanoiata dura e non sorrido mai, quasi mai, a meno che proprio o sono ubriaca o sono tanto felice che mentre mi fa la foto rido, però di solito cerco di stare seria. 9. Qual è la cosa che odio di più? Gli insetti, l'incoerenza, l'ignoranza. E poi io odio molte cose, quindi potrei stare qua tipo a farvi una lista di 350 ore, ma direi di andare avanti. 10. Conti mai i passi che fai quando cammini? Lo facevo tanto da piccola, veramente sempre. Io da piccola avevo un sacco di tic, forse poi in un video ve ne parlerò, che fortuna me ne sono andati via, alcuni me ne sono andati, altri ce li ho ancora. Però no, cioè lo facevo da piccola, fortunatamente mi è passata. 11. Hai mai fatto pipì nei boschi? E... Allora, io sono una montanara, nel senso che ho passato tutte le mie estati, e quindi praticamente tutta la mia infanzia, su al Poggio, a Granaglione, perché dalle mie parti Poggio non lo saprà mai, Poggio dei Boschi, però Granaglione sì, più o meno. E, è veramente un posto in culo ai lupi, dove ci sono tre case, neanche un negozio, niente di niente, e, dove mio padre è nato e dove c'era... casa di mia nonna, mio nonno, e noi stavamo lì, insomma abbiamo anche una casa noi lì, due in teoria, però vabbè, e quindi cioè lì è circondato da boschi, quindi ovviamente capitava che quando ero piccolina, ma anche adesso, santo Dio, se mi scappa da pisciare che non la tengo e sono in un bosco, è ovvio che la faccio,
E quindi da piccola sì, è capitato miliardi e miliardi di volte, perché giravamo sempre nei boschi. Ecco appunto, 12, hai mai fatto la cacca dei boschi? Da piccola penso di sì, ma non ne sono sicura, non me lo ricordo. Penso di no, però non lo escludo. Non me lo ricordo, non ne ho idea. 12, strappi mai buoni e non li usi? Sì, perché sono un idiota. Anche quelli di crochet, mi arrivano un sacco di buoni, eccetera, ma cioè poi mi scordo. 14, balli mai quando non c'è musica? Se la canto io, sì. Io molte volte faccio l'idiota in casa e mi canto le canzoncine e ballo. Questa qua è una mossa ballo fantastica ed emozionante. E, se me la canto io, sì, se no non sono un'idiota che ballo senza musica. 15, mangi mai le tue penne o matite? Lo facevo alle medie, adesso mi è passata anche questa cosa. Tutti i traumi infantili che mi sono passati. Mangiavo i tappi delle Bic, ero fissata. Ma senza accorgermene proprio, però adesso boh, non lo faccio più. 16. Con quante persone hai dormito questa settimana? Una, vice. Il mio ragazzo. Sì, il mio ragazzo. Poi se no dormo da sola. Che taglia ha il tuo letto? Il mio letto, questo qua. Neanche a farlo apposta. Oddio, ma se mi sei ucciso il mio? No, è ancora vivo. È una piazza e mezzo. 18. Qual è la tua canzone della settimana? Oddio, ne ho tantissime sta settimana. Panico. Allora, è questa. When I need motivation, è troppo carina, io la trovo carissima. Siamo capiti. Only cheerleader. E poi... c'è di Feder, Goodbye. Io l'ho messa anche nello scorso tutorial, che oltretutto non ho neanche potuto monetizzare per colpa del copyright. È questa qua. Non so perché mi piace da morire, non ho idea. Perché è proprio stupida questa canzone. Anche il testo, non è che sia qui, chissà che. Però mi piace. E oddio, ne ho troppe. Come faccio? C'è anche questa. Mi è uscita male. Anche questa qua mi piace tantissimo. Earn It piace un sacco. E anche Jason Derulo, What You Want To Me. Jason Derulo. Ok, comunque più o meno sono queste qua. Poi io mi fisso, ogni tot mi fisso con una canzone. Solo che quando le scarico in massa sono fissata con queste quattro, che le ho scaricate una settimana fa. E quindi c'ho anch'io le mie fisse. E non ho detto bene i titoli perché alcuni non me li ricordo, tipo Earned It, però non mi ricordo chi è il cantante. E perché le scarico da sto cavolo di programma di DM che si chiama oltretutto Basic MP3 Downloader dal cellulare. E praticamente ci sono delle cover a volte di tipi eccetera, e molte volte invece c'è che è la canzone reale, quella ufficiale, però mettono i titoli a muzzo e quindi non c'è scritto niente. Posso andare avanti? Ok. 19, ti piace il rosa indossato sui maschi? Ma sinceramente mi è indifferente. Mezzogino, metto molto. Sinceramente mi è indifferente, però cioè non trovo niente di male a un maschio che indossa del rosa, quindi sì. Non mi fa impazzire come... Poi dipende da persona a persona, come gli sta addosso. Ok, 20, guardi ancora i cartoni? Sì. Purtroppo sì, ma guardo insomma Griffin, American Dad, King of Hill e altre robe. Simpson. Sono in fissa con quelli. Ma poi guardo anche altre minchiate, perché tipo su K2, i due fantagenitori, perché sono un po' bimba in testa. O anche, cavolo, It's a Kind of Magic, una cosa del genere. Non so neanche se si dice così, però c'è la sigla che dice questa frase e ce l'ho nel cervello. Me lo guardo la sera tardi di solito, vabbè. 21, qual è il film che odi? Una cosa che mi è rimasta sempre qua. Io ero una stra grandissima fan di Scamarcio. E quindi quando è uscito Tre metri sopra il cielo, io sono morta. Ho letto anche il libro Voglia di te, e Federico Moccia, mi odio il modo in cui scrive, però ero fissata con un Scamarcio, quindi è finita così. E quando è uscito Voglia di te,
mi sarei strappata i capelli, perché di un brutto quel film, fatto di un male secondo me rispetto al libro. Cioè, avevo un'aspettativa, ma invece è andato tutto a merda. Ma poi se vado a scavare ne trovo di film che odio, però adesso detto così non me ne viene. Mi è venuto in mente quello perché è stata una delle prime delusioni adolescenziali della cinematografia, perché mi ero fatto un castello su sto film e poi ci sono rimasta proprio male. Andiamo avanti. 22. Dove nascondereste un tesoro se ne avessi uno? Io penso, cioè io ho la concezione della mia casa che è il posto sicuro in cui io posso essere me stessa, posso, è la mia casa, è il mio luogo, il mio nido. Quindi io penso che se abitassi al primo piano, perché abito al secondo, scaverei sotto, tipo in camera mia, sotto a una mattonella, e lo nasconderei sotto una mattonella, sotto al mio letto. Lupin mi fa una pippa. Ok, basta. Andrei avanti. 23. Cosa bevi a cena? Solitamente bevo la vodka. Scherzo. Sarei capace. Per chi mi conosce sa che un amore è nato per questa grandissima bevanda alcolica. Però bevo l'acqua gasata. Acqua liscia faccio fatica, a meno che non sono a casa di altri, quindi. A casa mia bevo sempre l'acqua gasata. So che non fa bene, soprattutto al fisico, ti gonfia, eccetera. Infatti c'ho la pancia sempre gonfia. Però non riesco più a bere l'acqua liscia, è un problema. Soprattutto acqua gasata, specifichiamo quella Brio Blu rossa, quindi stra super mega iper gasata. 24. Dove intingeresti una crocchetta di pollo? Allora io o nel ketchup o nella maionese, ma anche nella salsa barbecue, non mi faccio tanti problemi. Però tra tutte il ketchup è la prima salsa che mi verrebbe in mente. 25. Il tuo cibo preferito? Io ne ho diversi. A partire dai cibi proprio della mia terra, le lasagne, i tortellini, roba buona, le tagliatelle con ragù, poi mi piace anche un sacco le tagliatelle al tartufo, la pizza, vabbè, ciao core, il panini, tipo anche quelli fatti in casa, gli hamburger fatti in casa, cibo cinese, il sushi neanche tanto. Però mi piacciono i ramen, tanta roba, veramente, io ho un'ossessione per il cibo, mi piace veramente un casino, e anche per quello che mi trovo tanto d'accordo con la mia amica, che è quella che voglio taggare in questo video, cioè Larin, Asdrubale Ciao su YouTube, che poveretta ha dovuto cambiare nome perché non riuscivo a trovarla, eccetera, per una live, e quindi per un altro mese Asdrubale Ciao come nome. Questi qua sono i brutti casi della vita. E niente, io vi saluto, vi mando un grosso bacione, scusatemi il video lunghissimo perché sicuramente sarà lunghissimo, mi conosco, parlo anche per il sederino. E niente, exo Alice, ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao a tutte!